Entriamo questa mattina nel mondo dell'architettura in generale, ma attenzione, perché chi non lo sa o non lo sapesse, giustamente uno immagina l'architetto come quello che fa soltanto le case. Architetto disegna fa quello, basta. Sì, forse c'è l'architetto di interni, certo, ma ci sono tanti modi, tante sfaccettature del mestiere dell'architetto. Ne scopriamo una insieme ad un architetto, guarda caso, Riccardo Bortoluzzi, che salutiamo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Ecco, ho detto qualche strafalcionato, pure è vero che comunque l'immaginazione in generale vede l'architetto ancora come alla vecchia maniera, ma invece l'architetto oggi come oggi fa molto, molto di più. Beh sì, è una realtà un pochino più peculiare e dettagliata. Effettivamente nasco anch'io da quella che è la facoltà di architettura, da una branca della facoltà di architettura nel Politecnico di Milano, che è la terza ed è quella dedicata al design. È nata sul finire degli anni 90, inizio 2000, e poi è diventata effettivamente design. Perciò ho prodotto, nella fattispecie, quella che poi ho scelto io per quello che è il mio percorso di studi, ed è una facoltà ad oggi tra le più apprezzate in tutta Europa e in tutto il mondo. Ho avuto fortuna e terreno fertile per quello che erano insegnamento e per quello che era tutta la serie di esperimenti, e che però ho sempre mantenuto all'interno un po' della mia testa, un po' del mio cuore. Ho cercato poi di far emergere anni dopo, cercando di diventare quella che era la mia attività al 100%. E infatti qui si parla di Solo Oggetti, scritto tutto attaccato. Esatto. Solo Oggetti. È un sito, una sola, sologetti.com, perché questa è la tua creatura, cioè tu dopo lo studio, sì, dopo magari un po' di gavetta, sei arrivato a dire no, ma io voglio creare qualcosa di mio, e questo è il tuo, sì, è il tuo figliuolo, insomma. Bravissimo, bravissimo, esattamente. Praticamente nasce poi da tutta una serie di esperimenti che nei ritagli di tempo facevo, qualche piccolo prototipo, qualche lampada che poi arrivava semplicemente a casa mia al giorno, che però da amici, parenti, conoscenti, ricevevano un buon feedback, e va bene, mi piaceva la cosa in sé, però di fatto poi cominci a ragionare, cominci a fermentare questo desiderio di farlo diventare il tuo lavoro, la tua vita, ma al 100%, perciò non semplicemente come un ritaglio di magra e piccola soddisfazione, ma come una cosa che ti permetta appunto di viverci. Nasce adesso infatti sul sito sologetti.com, è presente nascondino, che è il primo prodotto da una lampada da tavolo, ma arriverà poi man mano, perché comunque sono da solo in questa avventura, anche tutta una serie di complementi d'arredo, oggetti di completamento per l'interno, può essere un orologio da parete, può essere un coffee table, potrebbe essere poi naturalmente in futuro una lampada di dimensioni maggiori. Non mi sono dato troppi paletti, per me l'unico paletto poi sottivo è che tutti questi oggetti abbiano in sé un comune denominatore, che è il design relazionale. Perfetto, io direi che è una bella idea, andatela a scoprire anche voi, www.sologetti.com, scritto con una O sola, sologetti.com. Tutto creato, voluto, fatto dall'architetto Riccardo Bortoluzzi, che salutiamo e ringraziamo. Alla prossima. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Ciao a tutti.